andiamo a provare, miei cari, per la prima volta una mod che aggiunge una versione ancora più distrutta di quanto siano i personaggi Tainted originali, veri e propri. È molto 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 interessante cosa ha fatto questa mod, che si chiama Epiphany. E ci sono dei personaggi peggiori dei Tainted. Sono i Tarnished. E li hai già sbloccati? Sì, ho sbloccato tutto quanto. Ho fatto sì che sbloccavamo tutto quanto, così era più facile, appunto. The Binding of Isaac Epiphany. Siamo qua. E cos'è questa porticina magica? Sembra che sia per iniziare una partita, ma in realtà no. In realtà ci porta in un'altra selezione personaggi. E ne abbiamo solamente 8 disponibili. Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Samson, Eden, The Lost e Keeper. Gli altri non li ha proprio ancora sviluppati lo sviluppatore della mod. E direi, per iniziare, di provare Isaac originale. Allora, lui ha, come vedete in basso a destra, il Blighted Dice. E può ottenere solamente 4 oggetti, a quanto pare. C'è scritto 8 nella wiki. Se prendiamo un oggetto, che non deve essere un oggetto attivo. No, voglio prima mostrare a tutti e anche capire bene io cosa fa. Ok. Sarebbe un buon oggetto, ma fa niente. Ora, abbiamo selezionato, come vedete, il Cupid Zero, no? Con il Blighted Dice possiamo consumare il Cupid Zero e far spawnare 2 oggetti. Boia. Di cui solo uno possiamo sceglierne. E per dire, scelgo Chocolate Milk. Ma che fai? Perché non quadshot? Ora, il Broken Dice, vedete che è un oggetto a 6 cariche. Teoricamente, il Broken Dice si ricarica non completando delle stanze, ma consumando altri oggetti che non ci piacciono. Quindi, se per esempio andiamo nel boss e abbiamo uno stupido range up, possiamo raccoglierlo e col Broken Dice, in teoria, romperlo in modo da ricaricare il Broken Dice e avere quell'effetto lì. Interessante. È un Tainted Isaac un po' più particolare. Ecco, per esempio, ora, se io raccolgo la Piggy Bank, vedete che è trasparente. Credo che ricarichi... Perché mi si è ricaricato comunque il Broken Dice? Forse non ho capito come si ricarica. Fa niente. Vediamo ora se, cosa succede se lo compro. Ok, sì, ha ricaricato il Broken Dice. Interessante. Ma... quindi si ricarica anche con le stanze normali, allora. Ah, ok, anche con le stanze. Ok, grazie, Lupuovo. Beh, allora non so quanto mi è convenuto ricaricarlo con l'oggetto. Forse è un po' sprecato come cosa. L'importante è ricordarsi che gli oggetti che si possono creare rompendo uno degli oggetti che si possiede sono della stessa pool dell'oggetto che si è distrutto. Quindi ora, per esempio, Famine mi darà o Ball of Bandage o Cube of Meat, uno dei due, no? E potremo tranquillamente distruggerlo, ma comunque distruggendolo col Blighted Dice ci saranno solamente altri 2 oggetti delle boss room. A quanto pare scherzavo. Questo è un Little Guppy? Un oggetto nuovo della mod? Vabbè, proviamolo, dai. Che carino che è! Oh mio Dio, è stupendo. Ah, e guardate, mi fa aumentare il fire rate più lontano sono da lui. Che cosa interessante. Va bene, andiamo. Allora, Stitches è un oggetto che sinceramente... quindi potrei fare anche una cosa interessante. Vedere se riesco a comprarmi un oggetto del negozio. Ok, faccio una cosa interessante, state a guardare. È trasparente quello del treasure room? Sì, siccome è trasparente significa che lo sprecherai per ricaricare l'oggetto tascabile che vedete in basso a destra, ovvero il Broken Dice. Quindi ora faccio una cosa, mi ricarico normalmente il Broken Dice. Statemi a sentire, statemi a sentire. Guardate il demone quanto si ingegna. Ora che ho il Blighted Dice carico, cerco di avere 10 monete per comprarmi lui. Che magari le pillole non mi servono neanche a granché, ma volevo un oggetto in più da sprecare. Something's wrong. Tears up. In realtà le pillole a quanto pare mi servono. Ottimo. E ora sacrifico col Blighted Dice questo oggetto qua, che ho appena raccolto, per spawnarmene altri 2, che vabbè, in realtà non sono granché. Un po' di velocità, dai, non mi sta male. Perché no? Ora mi ricarico il Broken Dice sprecando lo Stitches. Perché mi si è marcito un oggetto? Lo scopriamo dopo. E una volta che ho ucciso il boss, ho di nuovo il Blighted Dice carico per rifare la stessa cosa con l'oggetto del boss. Quello che non ho capito è perché mi si è marcito un oggetto. Fatemi leggere un attimo, Gli oggetti mi marciscono nell'inventario man mano che procedo. Quando raggiunge il livello massimo, diventa completamente inutile. Ah! E adesso, guardate un po', se utilizzo il Blighted Dice sull'oggetto marcio, lo curo, tra virgolette, e mi aggiungo un oggetto nell'inventario. Ok, no, non l'ho curato a quanto pare. Però ho aggiunto un altro oggetto nell'inventario. Va bene. Va bene così. Questo è solo per vedere un po' come funzionano questi nuovi personaggi. Devo dire, per ora, molto, molto fighi. Bloody Gust, va bene. Ok, ora ci siamo. Abbiamo sempre 3 oggetti. Non sono un granché. Perché è morto il mio piccolo Baby Guppy? Dimmi che respawna, cortesemente. No, no, non pensavo potesse... è morto il piccolo Guppy. Very sad. No, perché si sta rottando quell'oggetto lì? Proviamo a fare così, vediamo cos'è quel pezzo di coltello qua. Multi-tool, hold drop button to use. Non ho visto cosa fa, ma devo tenere premuto
il tasto che mi fa rilasciare per usarlo? Ah, è nelle chiavi. Oddio, è vero. Va bene, non lo so. Ma non mi fa impazzire le Tarnished Isaac qua, sapete? Se uso il Brighted Dice sull'oggetto che si sta marcendo, cosa succede? Non so perché non mi abbia dato i cuori dell'anima. Il cuori neri, cioè il manto dei miracoli. Non sto capendo bene, ma fa niente. Doppia item room, almeno ci prendiamo un paio di oggettini. Spero di sì. Lingerbin. Oh, può marcire tranquillamente lui. No, perché non marce lui? Ah! Più uno. Ah, perché sono aumentati di grado. No, è già marcio oppure no quello là? Non lo so, non sto capendo nulla. È difficilissimo da gestirsi sta cosa. Batteria. Sacrifichiamo lui. Oh, buoni oggetti questi. Prenderò Move of the Void. Cristo, ma adesso si marcisce molto. Oh, non entri in quell'altra item room? No, nelle item room non volevo entrare. Nell'altra no, perché se raccogliessi ora l'oggetto delle item room, cioè posso anche entrarci, ma se raccogliessi ora l'oggetto delle item room mi ricaricherei il Broken Dice. Fatemi fare una cosa. Ricarico il Broken Dice con un oggetto del boss. Anche se il Fire Rate mi piacerebbe. Ci ricarichiamo il Broken Dice. L'oggetto ora si è marcificato. Lo demarcifichiamo. Mi ha dato doppia carica del Blighted Dice. Ok. Ora vado nella prima item room. Prendo lui. Sacrifico lui per Cat o' Nine Tails. Che è ora lui che sta per marcificarsi. E anche il Common Call sacrifico. No, aspetta, vediamo prima cosa c'è nell'altra boss room. Allora, così. Interessante. Solo perché è un oggetto nuovo lo proverei. Però anche Succubus non mi dispiace. Ah, fammi una cosa. Speravo in un altro KP up, devo essere sincero. La busta della cop, dai. Giusto che mi dia un cuore dell'anima. Perché non mi fa gli effetti? Ho sbagliato tutto comunque, perché ora prendendo questi oggetti mi si ricaricherebbe solamente il Broken Dice. Sono un idiota! È difficilissimo gestire sto cacchio di personaggio. Andiamo avanti, va là? Dai, qualche buon oggetto ora, per cortesia. Oh, aspetta! Se creo due oggetti, posso rerollarli? Wait a second. Ok, ora mi si è marcito quello. Uso il Blighted Dice così mi dà doppia carica. Ora uso questo sulla busta della spesa. No, non funziona. Tiny Planet va bene, divertente. Tiny Planet va bene, divertente. Però che palle, non funziona. Non capisco perché non mi dà gli effetti degli oggetti. Tutte cose pian piano da imparare o da capire. Non abbiamo fretta, no? Ce la stiamo in qualche modo cavando tra una roba e l'altra. Se facessi fuori ora il Common Cold. Col Tiny Planet, Dance Cap è solo che un aumento al fire rate. Non marciscono finché hai due cariche. Ah, intrigante come cosa. Ha senso. Ehi. Non usare. No, non volevo, ho sbagliato, non volevo. Ecco, questo potrebbe essere interessante. Barabarabarabam. Andrò velocemente a farmi quelle altre stanze così mi si ricarica il Broken Dice prima di prendere l'oggetto del boss. Scusate se sono fastidiosamente lento nel fare le cose, ma voglio farle come Dio comanda. Per ora sta andando così così. Non farmi danni, grazie. PJs. Va bene, così dopo ti sdrucolo subito. The Belt o Magic Scab? Un po' di Pandoro, su via, un po' di vita. Ok. Next! Vi giuro, è molto tecnico questo personaggio. Non vi biasimo se qualcuno di voi non l'ha capito. Sto ancora capendolo anch'io, anche perché è la prima volta che ci gioco. Perché c'è un oggetto dorato? Gives an additional copy of the item. Beh, cerchiamo assolutamente di raccoglierlo. Ora, Blighted Dice su... selezionando l'oggetto marcio. Che mi ha aggiunto un ultimo slot e mi ha dato doppia carica. Qua dentro, Little Steven. Sapete cosa? Sul Pandoro. La mela. Sì, la mela. E ci teniamo il Blighted Dice carico. Andiamo a Satana, come chiesto da Nyx. Ah, quei cuoricini non posso raggiungerli. Allora, devo potenziarmi un po'. Quindi, ciao Steven Baby, mi dispiace per te. Le Skittles, va bene, gli Skittles sono buoni. Ah, sì, mi ha aggiunto un altro slot. Quindi posso averne più di 8. Un po' di danno, Deo Gracias. Cosa posso scartare? In realtà tutti questi oggetti mi stanno benone. Sapete cosa? Potrei scartare Bloody Gust. Cos'è sta roba? Mother's Shadow? Fa sì che dei coltelli cadano dal soffitto facendo male ai nemici. Devo provarla. Devo... Ma che figata! E non mi fanno male a me. No, solo ai nemici. Wow! Anzi, wow isawi. Voglio vedere i coltelli che fanno fuori i nemici. Fermi un attimo. Ok, i coltelli non sembrano essere così efficaci, purtroppo. Non fanno troppo danno. Porca miseria! No! Stava andando bene. Now I'm gonna starve. Judas. Sin uguale power, double pain e descent. Ho molta paura. Okay, proviamo a capire cosa fa senza leggere la wiki. Non capisco cosa fa. Leggiamo la wiki. Oh mio Dio, dei cloni!
Ok, più sono lontani da me i cloni, più danno faccio. Va bene, interessante. Proviamo ad andare sapendo così poco. E premendo Descent, mi swappo con uno dei cloni. E i cloni a quanto pare fanno un po' meno male di me, ma danneggiano i nemici. E siccome posso swapparmi con loro, posso anche fare una cosa del genere. Nice! Che gran figata! Ah, che bella partenza! Ah, che bella partenza! Baby Plum, mi dispiace veramente tanto. Ah, mi dà due cuori marci invece che costarmi cuori? Ok, siamo forti. Ah, vedete che lui tra l'altro ha la percentuale dell'angelo e la percentuale del diavolo unite. Quindi può trovare sia patti con l'angelo che patti col diavolo. Prendere un oggetto di patti con l'angelo mi rimuove un cuore rotto. Però avere più cuori broken teoricamente mi aggiunge anche più cloni. Da quello che avevo capito, forse no. Un po' di bombe, va bene. Questo personaggio mi piace già da morire. Ma uso il pocket e non è che fa molto. Mi scambia con gli altri con l'altro personaggio. Forse faccio del danno ai nemici attraversandoli con lo scambio del personaggio. Quindi se faccio così e ora mi scambio. Sì, fa danno ai nemici, ok. Una AWAS! Amici, andiamo anche in una botola? Wow, una botola! Chissà quante cose magiche ci saranno al suo interno. Vediamo un po'. Sto facendo molto poco danno, eh. Forse dovrei sfruttare di più l'intercambio tra i miei quattro amichetti. Vediamo. Change. Non sembra fare granché. Ho perso anche la possibilità di un patto. Dio, spero che sponi col 46%. Ti prego, spona. Ti prego, spona. Ti prego, spona. Non è sponato. When attacking an enemy, all enemies of the same type take damage. Proviamolo, sì, per forza. Quando attacchi un nemico, tutti i nemici all'interno della stanza dello stesso tipo prendono danni. Molto figo. Mega Satana, non lo so, vediamo dove ci porta il cuore. Ok, prendendo altri due cuori marci, due cuori rotti, mi si sono effettivamente aumentati il numero di cloni. Perché si sono girate? Molte Dimensional Baby, spero che funzioni anche con le lacrime di sti qua. Vediamo. Ragazzi, è rotto il Multidimensional Baby. Funziona veramente con le lacrime di tutti. Ci manca un po' di danno a questo punto, sapete? Perché stiamo facendo un po' di fatica. Meno male che ho la Satanic Bible. Oh, grazie. Grazie mille per le palle. Mi dai un cuoricino, una KP up, per favore? Devo assolutamente entrare in un patto con l'angelo. Entriamo in un patto con l'angelo. Mi toglie un cuore marcio e mi dà l'Act of Contrition, che mi dà un po' di tears up. Esplodiamolo. Why the hell not? Quindi è un costante bilanciamento tra avere sufficienti cuori marci e invece non averli. Non ho trovato il negozio, fa niente, proseguiamo. Quella cesta lì, cos'è? Non lo so, non ho paura io di quella. Andiamo prima nel negozio, va là. Turnover? Spawna shop based on the current room's type. Oddio, che figata! No, è un oggetto tipo che si può usare una volta sola. Intanto andiamo qua nell'item room. Mamswig. Va bene. E ora, tecnicamente, questo turnover, se lo usassi nella Angel Room, mi crea un negozio. Cosa ha fatto? Mi ha tolto un cuore? Va bene, grazie. Mi crea nella Angel Room un negozio basato sulla Angel Room, se non ho capito male. Usalo nella Secret a sto punto. Potrei usarlo anche nella Secret Room. Però dai, nella Angel Room è più divertente. Metti che troviamo Sacred Heart, cagate varie. Vabbè, ma proviamolo, ragazzi. Dai, sono troppo curioso di vedere cosa succede, ve lo giuro. Che bello. Probabilmente sarà solo sfiga, però mi serve consistenza, perché qua, prendendo lui un danno a botta, è molto greve la situazione. Un intero cuore, cioè, a botta è molto greve. Lasciamolo giù. Era simpatica l'idea, ma è intelligente, ma non si applica a questo oggetto, diciamo così. Allora, lui lo prendo solamente per avere più cuori marci, non tanto perché Shade fosse figa. E con Holy Mantle ci togliamo, direi, un cuore marcio. Assolutamente sì, fenomenale. Ora sì, potremmo avere al massimo 3, 6, 8 cuori, però abbiamo 6 cloni invece che 4 e possiamo fare tanto tanto danno. Non ho ancora trovato un singolo damage up, quello mi dà un po' fastidio, sinceramente. Ma è solo questione di tempo, dai. Io ci credo ancora. Tra l'altro, con lui che prende un intero cuore di danno per ogni danno che riceve, la Holy Mantle è un oggetto fenomenale. O sbaglio? Siamo appena al primo piano del depth. Wow. 25% possibilità di rimpiazzare qualsiasi penny spawnato con un penny che aumenta una statistica casuale? Ma dai. Salmone affumicato. Ma sapete cosa? Pigliamoci sti 6 cuori marci. Così almeno con Maniquas Power potrò avere un po' più di danno, si spera. Non ho nulla per ora di danno, ho 0 e porto 0. Voglio solamente qualche monetina per un danno quantomeno decente e stabile. Mannaggia.
Questo, caro Giacomo, tra l'altro bentornato mio caro abbonato, è Tarnished Judas, un personaggio della mod Epiphany che ha aggiunto una nuova serie di personaggi dopo i normali e dopo i Tainted. Questi sono i Tarnished, che fanno piangere i polli. Adesso facciamo una run provando Tarnished Keeper. Mi dite che è difficile lui? Ma non può essere difficile, dai. Esatto, dice fire. Preferisco Tainted Keeper, diciamo così.